Senti, tutto il più da tutto il più da un chitarrista vero. Ma lui è l'uculeista ufficiale. È lui? Certo. Hai lo stesso microfono anche tu, Civa, ti fa anche a te lo stesso difetto. Rotella di liquirizia in bocca. Break in my heart. Esatto. Don't go break in my heart. I wanna love it. Ma basta, perché gli altri accordi bisogna studiare. Ci si ferma qua, perché l'ukulele è questo, la bellezza dello strumento è questo, che non sai bene gli accordi, almeno io non li so. E dove ti porta? Quindi fino a un certo punto arrivo, poi metto delle dita così e li imparo successivamente. Però è questo il bello. Bravo! Stimolante. Bene. Bene. Caro Linus. Cosa bolle in pentola, Linus? No, visto che Lione da parecchi minuti sta ricevendo continuamente messaggi. Non vai, so bene... vai con la sigla, perché è arrivata una nuova classifica interessante. Ma senti, metti a posto questi i microfoni, che non ci riesce a mettere allucinante. Abbiamo sempre usato la roba in bocca. Abbiamo sempre usato i Neumann. Questa sera abbiamo preso gli Haribo e sono un po' diversi. È il tipico limite proprio degli Haribo. Vai. Allora, mi è arrivata proprio caldissima la classifica dei nuovi metodi per fare colpo su una giovane donna. Oh, questo quindi sì, molto utile per i. Per i giovani, ventenni, perché sai che siamo in crisi, no? Crisi di natalità. Quindi questo vuol dire che le coppie sono in crisi, quindi questo vuol dire che il giovane uomo non può più fare come 30-40 anni fa, che tacchinava tutte quelle che c'erano al mare, tipo le assaltava tutte. No, non invece oggi viene arrestato per stalking, no? Quindi non può più. Allora, ci sono dei nuovi metodi. Vai. Al terzo posto, in realtà sono tanti, no? Io leggo solo i primi tre posti. Siamo nell'Olimpo della classifica dei metodi, dei nuovi metodi per fare colpo su una giovane donna. Vai. Al terzo posto, offrire alla giovane donna una bevanda alcolica corretta al sonnifero e approfittarne. Questo è il terzo metodo. Tipo la bella addormentata. Peggio, tipo quelli che rubano i soldi nella casa proprio. Che ti narcotizzano nel sonno. Però è ottimo. Al secondo posto, offrire alla giovane donna una bevanda alcolica corretta al sonnifero e approfittarne. Poi, quando si risveglia, dirle ti amo. Ah, e non si sbaglia, perché lei si innamora subito. Ah, okay. Perché dopo l'atto tu sai che la donna, cioè nella parte inconscia, lei si è innamorata di te, delle endorfine, delle cose che girano. Astuta. E al primo posto nella classifica dei nuovi metodi per fare colpo su una giovane donna, offrire alla giovane donna una bevanda alcolica corretta al sonnifero e berla insieme a lei. Tutti e due. È perfetto. Questo è poetica. Sai che mi piace. E perché magari anche addormentarsi un po' facendo la seggiolina. Come piace Berlusconi. Linus, perché mi stai accarezzando? Scusa. Siamo in piena vuoi sederti sulla Linus? Mia seggiolina? Ma se Linus ha cinque gambe. Linus, posso fumare la sigaretta? Te la sei meritata. Sto sconvolgendo. Certe volte quando fai così non ti capisco. Lasciamo, senti, non mi hai mai pensato. Dopo tanti anni che ti conosco, certo che sono sconvolto. Cosa mi sono perso in tutti questi anni? Sei sudato. Quando sei sudato sei quella più bella, sai. Secondo me se ci sente. Se ci sente, se ci sente Ferzan ospite che ci ingaggia per il suo prossimo film. Questo volevo dire all'amico Ferzan. Oh. Sedia a cinque gambe. Il nuovo film di ospite. State ascoltando Radio DJ, cordialmente 2011, contatto avvenuto, c'è anche un po' di poesia, ma c'è anche e soprattutto un po' di fiaba. Questa è la prima parte della fiaba dedicata alle avventure del mugnaio. No. Se avete un bambino piccolo che non vuole andare a dormire, concedetegli ancora questi due minuti e poi tutti a nanna. Vai. Non servono delle foccattino, non sono a cartella per venire.
basta un po' di fanta. Il vecchio mugnaio, una fiaba di Charles Pepper. C'era una volta un vecchio mugnaio che, insomma, alla fine, un bel giorno, tutto serio, tutto baldanzoso, paziente, senza celare la sua meraviglia, incuriosito, con gran garbo, arrivato in punto di morte, si infilò gli stivali, si calcò il cappello in testa, si mise il sacco in spalla, chiamò a raccolta i suoi tre figli e disse loro, facendo la voce grossa: presto, andate al fiume, gettatevi in acqua, spogliatevi, nascondete i vostri abiti sotto un cespuglio, al resto penserò io. Con un possente rutto, arrivato in punto di morte, il vecchio mugnaio gonfiò il petto, un fitto pelame gli spuntò sul viso e sul corpo, una folta chioma fulva gli crebbe sulla testa, perché aveva già in mente di mettere in atto la seconda parte del suo piano. Cordialmente 2011, contatto avvenuto. Questa era Brooke Fraser dalla Nuova Zelanda, figlia di un ex giocatore degli All Blacks, se vi può interessare. Sì, quindi sì, non parlatene male. No, affatto, figurati. Se avete presente quelli che fanno la H, era Something in the Water, questa la radio H? DJ. Fanno la H. La H, che è un ballo, lo sapete, la parte di spirito. Scusa, no, perché io sono fermo alla H, alla H, alla lettera H. Avete avuto notizie di Mangoni piuttosto? Ma sì, che? Stava sembrava studiando, che. No. Quando l'avevo visto io era dietro a fare la H. Sì. Però credo che sia uscito. No, cioè, guarda che sta facendo del riscaldamento speciale per le corde vocali. Sta facendo in particolare gli esercizi di Demetrio Stratos. Non so se li avete mai visti. Io sì che li ho ci visto. Sono, c'è una lezione di Demetrio Stratos ai bambini che spiega come sta studiando la voce, come farla risuonare. Certo. Fa degli esercizi che sono tipo. E dice ai bambini che facendo così per 15-20 minuti, poi dopo finalmente hai capito come reagiscono, molto divertiti o spaventati perché fa dei suoni fantastici, perché se non ricordo male era anche piuttosto era robusto, grosso, certo, era fantastico. Comunque Magori sta facendo quegli esercizi lì. Okay. Questo vuol dire che chissà cosa sta per cantare, perché se magari potrebbe cantare la H proprio come potrebbe canzone anche, no? Alla fine la balla anche, pensa che figata. Tutto di nero vestito. Nel frattempo è il momento di Che Storia Channel. Ovvero se certe cose bisogna dirle, però ovvero se ti sei perso qualcosa, lo ripetiamo noi senza problemi. Però spegni la console. Sì, spegni sta console del Menga. E non dire che devi salvare. Ecco, no, non puoi inviare messaggini tanto che ti ripetiamo. Spegni anche il telefono. Guarda, te lo spacco. Ecco, ci siamo capiti, bravo. Devo salvare. Sai che la frase è devo salvare. Si narra che Michelangelo Buonarroti lavorò all'incompleta Pietà Rondanini fino a pochi giorni prima di morire. L'artista ottantenne era molto affaticato dalla scultura, come si legge in un appunto scritto di suo pugno. Va bene che la scultura è già dentro la pietra e deve essere soltanto tirata fuori, però porca malora c'è sempre un fottio di pietra da tirar via. Uffa, son vecchio, non c'ho più voglia, che palle! E poi sempre lui. Guarda che lavoraccio. Lucy, il famoso esemplare femmina di Australopiteco, deve il suo nome all'equipe di antropologi che ascoltavano durante gli scavi Lucy in the Sky with Diamonds. Nel 2006 lo stesso team ha annunciato di aver trovato i resti di altre due femmine di Australopiteco, Eleanor Rigby e Lady Madonna. Bello. Loro quando scavano. Il santone indiano Mipiah Chelafik ha inventato il massaggio ayurvedica roba, una tecnica speciale che rimette in equilibrio l'energia del corpo. Non capisco perché dovete ridere. Cosa? Lascialo ridere. Il massaggio viene effettuato dal maestro in persona, che oltre alle mani usa anche poteri mentali. L'energia del terzo occhio è il flusso dell'undicesimo dito. In Russia i bambini cantano una canzoncina spiritosa che fa più o meno così: oh Cristina, hai fatto la cacchina?
Sì, Pasquale, ne ho fatta un quintale. La musica però è fa. Oh Cristina, hai fatto la cacchina. Sì, Pasquale, ne ho fatto un quintale. Già nei primi anni 70 la Norvegia cominciava la raccolta differenziata dei rifiuti. Durante la prima fase sperimentale la spazzatura veniva divisa in tre contenitori differenti: carne, pesce e un terzo che era né carne né pesce. Esatto. Dove? Tutto il resto. Tutto il resto. Ovviamente poi hanno perfezionato, però sono stati pionieri. Metti a posto il microfono. Ovviamente. No. Guarda che c'è il trimmer sotto lì, devi toccare quello. Ma perché qui c'è il filtro Coca-Coline. Esatto. Sarà quello che mi ha fottuto. Su alcuni sarcofagi egizi per gente del popolo è stata trovata una scritta che è ancora avvolta dal mistero. Ikeh, fai spazio all'ordine e scopri le innovazioni del sistema componibile Sarcofax. Ikeh. C'era una divinità minore che non si sa bene, perché sai, non è che mi si occupava praticamente di allestimenti interni e delle, sì, esatto, certo. Dell'arredo delle piramidi, sistema roba componibile Sarcofax può interessare. Oh yeah, in attesa che arrivi Mangoni e la sua grande performance dal vivo, i Pearl Jam di Eddie Vedder con la canzone forse più celebre che si chiama Alive. Yeah. Live on 10 legs, cioè dal vivo su 10 gambe, come la sedia di prima. Vabbè. E qui via, c'è la chitarra, si può anche tagliare. Dai. Se la legge c'è, Linus vale per tutti i tagliatori. Non è che è la legge per tagliare, ma quando la merita, la chitarra si taglia. Se la solo la chitarra si taglia, si taglia sempre. Grazie. Per Jam, che io insomma ho letto, non vuol dire marmellata di perle, vuol dire la marmellata di Pearl. Che è la, tipo la nonna o la zia di Eddie Vedder, non so. Ah, perché in America ci sono, in Inghilterra, nei paesi anglosassoni, ci sono questi nomi femminili Apple, che ricordano tipo una perla, Pearl. Oppure Gold, oro, oppure Ruby, non so, Ruby. È Ruby torna, Ma Ruby con una B sola o con due? No, Ruby con due. Perché a me piace con due B. Anche a me. La versione brasiliana è con due B. Poi seguita anche da un aggettivo interessante. Ruby, ma questo è un altro discorso. Per carità. Mi concedete un minuto per tre spottini? Ancora? Dai. Se con, c'è da far fattura. Con questi ci paghiamo le bottiglie. Ma vai tranquillo. Dai, per carità. Siamo un gruppo industriale di 100.000 aziende e 100 persone. Investiamo quest'anno più di 36 euro per un solo obiettivo: migliorare il sistema ferroviario italiano sulla tua pelle.